Se hai mai camminato intorno a Kabukicho, molto probabilmente hai visto un segno gigante che raffigura due uomini o un gruppo che sfoggiano cappelli stravaganti. Con tutta probabilità quel segno è una pubblicità per uno dei tanti host club della zona. Ma cos'è un host club? Fondamentalmente è un luogo in cui i clienti vanno a pagare la compagnia di un ospite di sesso maschile. Essendo una di quelle cose che solo in Giappone puoi fare, incuriosisce anche molte straniere. L'esperienza può essere molto diversa da come la immaginate. Se avete visto il famoso anime Oran High School Host Club, forse vi immaginate uno club del genere, silenzioso e con uomini incredibilmente soavi. L'anime è abbastanza vicino alla realtà, no? Non proprio. Ecco cosa succederebbe nella realtà in un host club. 1. Un sacco di rumore. Sembrerà quasi di essere in un vero club con la musica allegra e padroni di casa energici che urlano "Nonde! Nonde!", ovvero "Bevi! Bevi!" ai vari tavoli. 2. Conosci il tuo host, e qui dobbiamo fare alcune distinzioni: Shimei, Tantu e Herupu. Gli host vengono spesso immaginati in abiti eleganti e cappelli fantasiosi da abbinare. Quando si va in un host club, puoi scegliere uno Shimei, uno gnocco di bambù specifico dal menù, ma non sei obbligato inizialmente a scegliere un ragazzo specifico. Se è la tua prima volta, faranno ruotare tutti gli host a intervalli di tempo in modo da poterti sedere con ognuno prima di scegliere il tuo ragazzo preferito. Se scegli uno Shimei, esso diventerà il direttore del tuo tavolo. E ogni tavolo avrà 2-4 host. Quindi, se vai da solo, sarete tu, il vostro Shimei e altri 2-3 host, che sono etichettati come Herupu, aiutanti. È qui che inizia il divertimento. Come cliente, puoi dire al tuo tanto di far fare al Herupu qualunque cosa, secondo il tuo capriccio. È dulcis in fundo e inizi a bere. Perché che club sarebbe senza le bevande? 3. Condivisione dei drink. Una delle cose più sorprendenti riguardo l'esistenza degli host club sono le bevande. Che si tratti di un costosissimo champagne o una piccola lattina di birra, sono diventate l'intera bevanda del tavolo. Ciò significa che 4-5 persone condividono tutti una piccola lattina di birra. Il motivo per cui lo fanno è che così tu continui a ordinare più drink, facendo alzare il conto. Un po' subdolo, ma se si hanno soldi da perdere, perché non approfittarne? 4. Il tempo vola. Con 3-4 persone al tuo tavolo, la conversazione è sempre vivace e un'ora passa in men che non si dica. Tra l'altro, molti club hanno la geniale idea di far ruotare gli Herupu ogni pochi minuti. Quindi, anche se sei col tuo Shimei quasi tutto il tempo, hai comunque la possibilità di conoscere un po' tutti. Questo aiuta a far passare il tempo molto più velocemente, poiché ogni persona porta una conversazione diversa. E a causa di ciò, quando sta per finire il tempo, potete optare per il temuto Encho, ossia estensione temporale, per farvi spennare per bene. E detto ciò, la domanda che forse vi porrete adesso è: quindi l'anime non è come la realtà? Un'amica di Seba gli ha detto che onestamente è stata una grande esperienza che consiglierebbe a chiunque. Lei ha optato per uno Shimei, quindi il prezzo per la sua prima esperienza è stato caro. Ma se si sceglie di non averne uno, il prezzo del proprio timer diventa economico, circa 2000 yen per un'ora. Quando ha raccontato la sua avventura nel mondo degli host, amici e parenti sembravano sempre un po' preoccupati. Ma cosa succede se si diventa dipendenti da andare? Le chiedevano. Sebbene alcuni clienti finiscano effettivamente per diventarne dipendenti, lei assicura sempre ai suoi colleghi che questa è stata la prima e l'ultima volta in un host club. È stato divertente, ma dato che le piace avere soldi per cose futili, tipo mangiare e pagare l'affitto, non ci tornerebbe. Cosa ne pensate? Chi di voi andrebbe in un host club? E mi raccomando, se decidete di andare, fate molta attenzione ai prezzi delle bevande e al temuto Encho. Concludiamo il video con una piccola lezione di giapponese. Hostukurabu, host club, Tanto, il direttore del vostro tavolo. Shimei, il gnocco di bambù che avete scelto. Herupu, help, ovvero l'aiutante che se non viene scelto ha il compito di ubriacarsi per far guadagnare soldi a Shimei, mentre lui guadagna poco o niente. Encho, estensione temporale, ovvero soldi, 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 soldi. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.